Ciao, bentornati sul Tenosciare. Hanno già aggiornato iOS 18? Il mio iPhone è diventato verde e lo schermo non rispondeva al tocco. A sinistra c'è uno schermo verde, mentre a destra appare una tonalità verdognola. Si sospetta che il dispositivo a sinistra abbia subito danni hardware durante l'aggiornamento a iOS 18, come segnalato da molti utenti su Reddit. Apple sembra aver fatto degli errori. Proverò vari metodi per risolverlo. Metodo 1. Riavvio forzato. Si potrebbe trattare di un problema di sistema. Riavvio forzato è necessario per ogni batter. Premi rapidamente il pulsante del volume su, volume giù e tieni premuto il pulsante laterale fino al logo Apple. Verifica se l'iPhone funziona dopo il riavvio. Metodo 2. Ripristina le impostazioni. Se l'iPhone mostra uno schermo verde, le impostazioni potrebbero essere errate. Vai su Impostazioni, poi Ripristina e scegli Ripristina tutte le impostazioni. Ripristinerà tutte le impostazioni ai valori predefiniti. Se dopo il ripristino il problema dello schermo verde continua, è sicuramente un errore di iOS. Possiamo solo attendere l'aggiornamento di Apple o provare ad aggiornare il sistema. Metodo 3. Ripara lo schermo verde dell'iPhone con Reboot. Reboot è uno strumento di riparazione per i dispositivi Apple, capace di risolvere oltre 150 problemi iOS, incluso lo schermo verde dell'iPhone. Scarica il file dal link in descrizione. Una volta installato sul tuo dispositivo, collega il tuo iPhone e fai clic sul pulsante di avvio. Scegli la riparazione standard e scarica il firmware specifico di cui hai bisogno. Reboot sceglierà automaticamente per te. Clicca su Avvia riparazione standard dopo il download. Reboot ripara il problema dello schermo verde dell'iPhone. Ci vorranno 10 minuti. Metodo 4. Risolvi il problema dello schermo verde iPhone con iTunes o Find. Se preferisci usare iTunes, ecco come fare. Collega l'iPhone al PC e avvia iTunes. Premi e rilascia rapidamente il pulsante del volume su, poi quello del volume giù, e tieni premuto il pulsante laterale fino a quando appare la schermata di recupero. Dovresti vedere una finestra di iTunes. Seleziona Aggiorna e aspetta il download su iTunes per aggiornare l'iPhone. Metodo 5. Supporto Apple. Se il metodo non funziona, potrebbe trattarsi di un problema hardware. Visita AppleSupport.com per ricevere assistenza ufficiale dal Genius Bar. Molte persone segnalano che il loro iPhone diventa verde dopo l'aggiornamento a iOS 18. Apple dovrebbe affrontare seriamente questa situazione e aiutare presto le persone.